Buonasera a tutti, vi ringrazio per esservi collegati con noi sulla pagina di Revolvere. Ricordo a tutti che è possibile vedere il nostro video sia sulla pagina Facebook Revolvere che sul canale YouTube che abbiamo da poco aperto. Ringrazio i nostri ospiti che hanno cortesemente accettato l'invito di discorrere con noi di un tema che considero piuttosto urgente, oltre che attuale. La democrazia liberale sta raggiungendo il suo punto di non ritorno, la sua eclissi. Si sente male probabilmente. Si possono chiudere gli altri microfoni mentre parla un relatore perché si sente un po', ci dicono alcuni ascoltatori, sentono dei disturbi. Quindi, eclissi della democrazia liberale, questo è il punto di domanda che noi ci vogliamo porre in compagnia ovviamente dei nostri ospiti che vi presento e che non casualmente abbiamo chiamato perché spesso e volentieri gli studi accademici o di professione che hanno condotto sono stati profetici per poter conoscere quello che sarebbe poi accaduto. Parto dal professor Marco Tarchi dell'Università di Firenze, che è un politologo di fama internazionale e dirige una testata da lungo tempo, Diorama, sulla quale spesso e volentieri i suoi editoriali hanno precorso i tempi. Ha studiato nel suo lungo percorso accademico, in modo particolare il tema del populismo e uno dei libri probabilmente che racchiude in sé questa riflessione è l'Italia populista, che è uno dei suoi ultimi e più importanti lavori. Ma passo anche a Tiberio Graziani, docente, oltre che presidente di un istituto di studi geopolitici internazionali. Tiberio Graziani è famoso, molti di voi lo conosceranno, anche per aver previsto quello che sarebbe accaduto in tante circostanze. Stasera parleremo di una sua intervista e di alcuni articoli che appunto ha scritto. Collabora con delle testate scientifiche e non solo e organizza numerosi eventi a cui ho avuto il piacere anche di assistere prima del Covid. E poi il professor Massimiliano Bonavoglia, docente di filosofia del diritto presso l'Università e Campus di Milano. Nel percorso accademico il professor Bonavoglia ha parlato anche del concetto di limite, che si presta molto bene ovviamente in termini di discussione sulla democrazia liberale e stasera chiederemo a lui qualcosa. Sta avendo invece problemi di connessione e probabilmente ci raggiungerà tra non molto Filippo Romeo, analista geopolitico. Con Filippo vorremmo parlare del mondo dei colossi del web, dell'intervento e dell'ingerenza che hanno avuto nei riguardi della democrazia. Ma perché parlare di democrazia? Probabilmente è una domanda retorica, visto quello che sta accadendo in Italia e che è accaduto e continuerà ad accadere in America. Si parla già di democrazie illiberali in una parte di Europa, probabilmente in maniera retorica, probabilmente non solo, ma anche attuativa. In ogni caso si vuole far comprendere che la democrazia è un giro di boa. Ora o si riforma o si modifica per sempre questa condizione di Stato. A tal riguardo vorrei partire dal professor Marco Tarchi. Stavo sfogliando infatti ultimamente un editoriale che è apparso sul numero 341 che vi mostro di Diorama, del periodico Diorama, dove Marco Tarchi parlava un po' a coloro che si definivano quasi illusi nel voler considerare Trump un cambiamento americano e scrive: qualcuno se ne consola sperando in un ritorno a galla di Steve Bannon o dell'Alt-Right, scambiando un campione del populismo dell'America profonda per un profeta della terza via. Noi, più realisticamente, constatiamo che gli USA, fondamentalmente, continuano a non cambiare rotta e oggi, come sempre, sono i nemici principali dell'aspirazione dei popoli ad un'autentica indipendenza politica, economica e culturale. Professor Tarchi, i fatti americani che cosa ci dicono in realtà? Beh, dunque, buonasera innanzitutto. Curiosamente questo nostro incontro coincide proprio a distanza di poco più di un'ora con la conclusione del nuovo editoriale di Diorama che ho scritto per continuare il discorso che avevo aperto parecchio tempo fa sul numero 341. Mi sono riferito ad alcune cose scritte allora proprio per proiettarle nell'attualità.
I fatti ultimi ci dicono varie cose, ce le dicono non tanto in quanto evento in sé, che comunque ha avuto la sua importanza e di cui credo che si debbano considerare diverse possibili conseguenze, ma ci dicono di un intero percorso, cioè del quadriennio di Trump, che negli ambienti che spesso indulgono ad autodefinirsi, talvolta secondo me con ragione, altre volte un po' meno, non conformisti, è stato accolto come una sorta di innovazione straordinaria del panorama sia geopolitico che politico in senso più proprio, e per taluni addirittura quella fase che si era aperta con l'elezione del novembre 2016 avrebbe dovuto portare a una sorta di offensiva culturale planetaria contro il politicamente corretto, che era in effetti uno dei bersagli che Trump aveva preso di mira, soprattutto nella sua campagna elettorale, prima del successo di 4 anni fa. Ecco, il mio bilancio, almeno quello che io traccio di questo quadriennio, è piuttosto diverso. Non voglio dire che tutte le promesse che Trump aveva fatto non siano state disattese, ma quelle che è riuscito a trasformare in realtà hanno molto poco a che vedere con questi aspetti del suo governo che gli ambienti che ho citato prima pensavano invece di veder realizzate. Certamente, Trump è stato fedele alla sua, diciamo, massima. Make America Great Again, cioè rifai grande l'America. L'ha fatto a modo suo, non rinunciando assolutamente, ma soltanto declinando in una maniera un po' diversa quella vocazione all'egemonia che gli Stati Uniti hanno sempre avuto. Naturalmente, nella sua prospettiva, i nuovi problemi aperti dall'ultima fase della globalizzazione portavano a identificare la Cina come l'obiettivo da colpire o comunque come l'avversario da cercare di indebolire, piuttosto che non l'Europa o altre parti del mondo. Tuttavia, le politiche, per esempio, sui dazi economici che l'amministrazione Trump ha messo in atto, non hanno esitato anche a creare danni e significativi ai cosiddetti alleati d'oltreoceano. È vero che Trump ha spostato, ha rimosso, in parte ha ritirato una certa frazione delle sue forze armate che si erano illustrate nelle presidenze precedenti, soprattutto nelle due presidenze di Obama e ovviamente anche molto prima in operazioni militari all'estero, più o meno concepite sotto il sogno e sotto il segno dei cosiddetti interventi umanitari, ma non ha rovesciato completamente, né si poteva, a mio parere, immaginarselo, sperarlo seriamente, le politiche di influenza pesante degli Stati Uniti su certi scacchieri. Si dice, alcuni dicono che comunque ha gestito delle situazioni in maniera, diciamo, più delicata rispetto ai suoi immediati predecessori per quello che riguarda la politica estera e anche la parte militare della politica estera. Può essere vero, tuttavia non dimentichiamoci che non sono mancati episodi che hanno dimostrato quale parte continuava ad assumere piuttosto l'impero americano nei confronti di chi gli poteva fare ombra. L'assassinio del generale Soleimani è stato un esempio piuttosto chiaro. Ma abbiamo visto anche qual è stato il comportamento dell'amministrazione Trump nei confronti del problema palestinese, e quindi il supporto praticamente incondizionato con lo spostamento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme nei confronti del governo israeliano di Netanyahu. Ecco, tutti questi elementi, gli elementi geopolitici, gli elementi economici, hanno rafforzato in me le convinzioni che avevo espresso in forma forse più dubitativa nell'editoriale che lei citava. L'episodio Trump è stato in un certo senso un elemento boomerang per i cosiddetti populisti europei.
che hanno puntato troppo su quella carta, che si sono sbilanciati fortemente nel voler apparire a tutti i costi gli emuli del trumpismo, che ne hanno fatto quasi una sorta di sostituto ideologico. Non casualmente molti movimenti e partiti che avevano esitato a fare propria l'etichetta populista, che molte cose poteva dire circa un'apertura, una vocazione sociale delle loro formazioni, hanno invece sposato la causa del cosiddetto sovranismo. Ma il sovranismo declinato nella una versione, diciamo, di condiscendenza verso le posizioni degli Stati Uniti d'America rimane veramente poca cosa. Affermarsi sovrani o voler cercare di essere più sovrani o di recuperare sovranità nei confronti dell'Unione Europea, nel momento stesso in cui si cerca di agganciarsi quanto più possibile al carro degli Stati Uniti d'America, mi sembra un modo francamente assurdo di concepire una volontà davvero di recupero della sovranità. Concludo con alcune osservazioni all'episodio più recente, cioè appunto la calata dei presunti barbari su Capitol Hill. Si può valutarla come si vuole, come si crede. Nell'articolo, nell'editoriale, il prossimo numero di Dinamica che ho citato, ne faccio un tentativo di analisi. Resta un dato di fatto che ha agito come un formidabile boomerang e ha peggiorato ulteriormente la situazione degli stessi populisti europei. Forse qualcuno ha dimenticato, e non parlo ovviamente dei presenti, quanto, come dire, faticoso fosse stato per i partiti populisti, i movimenti populisti europei, cercare di guadagnarsi legittimità in maniera tale da poter pesare effettivamente sugli equilibri politici dei rispettivi paesi. Naturalmente sono stati sempre delegittimati, equiparati all'estrema destra, addirittura talvolta considerati delle incarnazioni strumentali e soltanto truccate, un po' aggiustate di posizioni fasciste o neofasciste e così via. Tuttavia erano riusciti in un certo senso a potersi far ammettere nel gioco politico che conta, pur tenendo su molti versanti posizioni molto alternative rispetto a quelle del politicamente corretto. Ecco, la ondata di delegittimazione che su di loro è piovuta strumentalmente finché si vuole, da parte dei media mainstream, con una volontà puramente malevola, ma di fatto quella ondata, diciamo, di delegittimazione ulteriore che è piovuta loro per il fatto di essere stati associati completamente al trumpismo anche in questo suo assurdo episodio finale, che tale io lo considero, li ha messi in grave difficoltà, ha tolto forza al messaggio che avevano cercato di indirizzare. Quindi è chiaro che per me il bilancio del trumpismo in relazione alla situazione dei populisti europei è un bilancio da considerarsi negativamente. È una delegittimazione passeggera, è qualche cosa che verrà dimenticato perché poi le conseguenze economico-sociali della pandemia e di tutte le misure che sono state adottate in proposito farà esplodere ben altri versanti di conflittualità e quindi la gente non si ricorderà più se non malgrado che poi cercherà di farglielo ricordare, ma se non episodicamente di questo fenomeno, insomma, che bizzarro per mille ragioni, eh? Può darsi, ma rimane il fatto che, per esempio, in termini di rapporto tra populismo e democrazia, ha sbilanciato completamente l'equilibrio e ha rilanciato una equazione, cioè progressisti democratici uguale soli e unici difensori della democrazia, populisti come antidemocratici, quindi non più come semplicemente illiberali, ma come antidemocratici. Ecco, io credo che se ne debba trarre una lezione, almeno che i populisti dovrebbero trarne una lezione, e cioè capire che qualsiasi presidente degli Stati Uniti d'America, qualsiasi esponente politico degli Stati Uniti d'America tenderà sempre a fare gli interessi ed il gioco del proprio paese, della volontà egemonica strutturale di quel paese, dell'aspirazione a dominare il mondo.
mettersi al carro di qualsiasi forma, anche proto o neopopulista, che abbia le radici nella realtà americana, non può che portare danni. Sarebbe venuta l'ora che i populisti lo capissero e tornassero a una logica di autonomia piena del proprio operato e soprattutto smettessero di farsi una sorta di guerra reciproca, disperdendosi in vari gruppi europarlamentari, rifiutando le ipotesi di coordinamento, continuando a fare un discorso antieuropeista che non è il discorso assolutamente fondato, secondo me, della opposizione alle prevaricazioni dell'Unione Europea, ma finisce la loro retorica per essere una richiusura in una prospettiva estremamente angusta di riproposizione di un piccolo nazionalismo che non porta da nessuna parte. Proveniendo io, come è ben noto, sia pure in anni lontani, da esperienze politiche di un ambiente nel quale fin da ragazzo si prospettava un europeismo del tutto alternativo a quello che si è realizzato, non mi rassegno all'idea che ci si debba rinchiudere in forme, a mio parere, assolutamente inutili e inefficaci di neosciovinismo. Grazie. Professor Graziani, a lei appunto chiedo, ricollegandomi a quanto detto dal professor Sarchi, è altrettanto severo sulla presidenza Trump e soprattutto in che senso poi ha contribuito questa presidenza ad inasprire i rapporti con l'Europa e come questi rapporti possono, se possono, cambiare con Biden? Beh, chiaramente io concordo con il professor Tarchi per quanto riguarda la caratteristica degli Stati Uniti quale potenza egemonica volta al dominio mondiale. È nelle radici culturali proprio degli Stati Uniti questa vocazione. Ricordiamo il Destino Manifesto, ma non soltanto quello. E per quanto riguarda Trump, gli ultimi 4, io oserei dire anche 5 anni, perché includo in questa nella storia di Trump anche la famosa campagna elettorale contro la Clinton, nella quale già si vedevano i messaggi di quello che sarebbe stato il trumpismo. È vero che nel 2016 Trump ha stentato un po', diciamo in un certo senso, a chiarire i punti di quella che sarebbe stato il trumpismo, cioè una sorta di ideologia populista, però modellata nell'ambito della cornice statunitense. E, chiaramente bisogna distinguere, c'è un discorso chiaramente di tipo domestico della politica interna, cosa ha costituito il fenomeno, ha prodotto il fenomeno Trump. Trump ha dato voce a una sorta di America che era un po' lontana dai giochi dei famosi due partiti, del Partito Democratico e del Partito Repubblicano. E in particolare un gran segmento della classe media che ha subito pesantemente la crisi finanziaria ed economica del 2007-2008 e ancora non si era ripresa, ovviamente. Cosa è successo però in questi 4 anni poi? Che gli elementi che hanno sostenuto Trump si sono annidati all'interno dell'amministrazione, per cui si è venuta a consolidare una sorta di ideologia populista, una sorta di anche di prassi politica tipicamente statunitense, però è cosa che non ha nulla a che fare con l'Europa e dal mio punto di vista considero una specie di una parodia dell'estrema destra, sostanzialmente quello che è avvenuto anche a gennaio, il 6 gennaio, nell'attacco al Campidoglio. Questo corpo, possiamo dire, sociale, oramai ha dei referenti che prima non aveva, fino a 4 anni fa non li aveva, hanno i loro circuiti, i loro, diciamo, intellettuali, i loro guru, i loro influencer, dicono gli americani. E questo sarà un problema per il futuro, sarà un problema chiaramente per Biden, perché questo corpo sociale esiste, oramai si è radicato e quindi chiaramente ci sarà un
molto probabilmente questo corpo sociale darà fiato al famoso terzo partito che negli Stati Uniti non è mai decollato e non ha mai avuto una rappresentanza continua e ben caratterizzata. Secondo me Trump è il presidente del terzo partito, ha tentato più volte di calcare la scena politica statunitense senza riuscirci. Nel caso di Trump, chiaramente attraversando uno dei due partiti, quello lui più congeniale, il partito repubblicano, è riuscito in questo, cioè il terzo partito ha governato sostanzialmente per 4 anni. Comunque è un terzo partito populista di stampo statunitense che per quanto riguarda la questione della politica interna, credo che non abbia portato grandi innovazioni. Certamente ha dato fiato e respiro alla manifatturiera, all'industria interna, alla piccola e media impresa statunitense, e in questo molto probabilmente si è scontrato con alcune grandi corporation. Per quanto riguarda invece la presidenza Trump in campo internazionale, chiaramente Trump con altre modalità ha perseguito sempre il classico obiettivo statunitense che è quello dell'egemonia mondiale. Il discorso per quanto riguarda la questione alla, tra virgolette, neo-isolazionismo o comunque alle grandi bordate che i mass media ci hanno detto che Trump ha dato contro il multilateralismo. Bisogna ricordare però che gli Stati Uniti sono stati multilaterali quando erano egemoni, molto egemoni, e pesavano nelle politiche internazionali. Lo sono stati meno quando, ad esempio, nel 1982, o comunque all'inizio degli anni 80, non firmarono un documento internazionale sul diritto del mare perché avrebbe limitato chiaramente il loro predominio marittimo. Ma poi non c'è stato soltanto quello, ci sono stati diversi trattati internazionali, uno dei più famosi è quello sul clima, ad esempio. Cioè sono state diverse ci sono state diverse situazioni internazionali in cui i portatori del multilateralismo, cioè gli Stati Uniti, in effetti non lo hanno rispettato perché non conveniva in quel momento al loro disegno strategico di egemonia mondiale. Trump ha fatto esattamente la stessa cosa con altre armi, cioè ha individuato un altro nemico, ha individuato e caratterizzato fin dalla campagna elettorale, ma in questo aveva una buona alleata, la Clinton, che il nemico sarebbe stata la Cina, perché la Cina diventa un competitore degli Stati Uniti e diventa un competitore non soltanto da un punto di vista politico come lo poteva essere l'Unione Sovietica durante il periodo della Guerra Fredda, ma è diventato un competitore a livello internazionale e tutto a livello economico, e tutto questo grazie alla globalizzazione. Cioè, con la globalizzazione la Cina è riuscita a far tesoro di alcuni elementi che hanno caratterizzato la globalizzazione in riferimento alla propria strategia cinese per l'emersione a tutto campo di quello che era un paese sottosviluppato. E questo l'hanno fatto in pochissimi anni, in 10-15 anni. E chiaramente gli ultimi 4 anni sono stati fondamentali per la Cina in questo, in cui si è espressa in qualche misura, ha utilizzato strumentalmente, a mio avviso, alcune tematiche di tipo economicista liberale, ma sempre ai fini in una strategia tipicamente cinese. E questo ha dato buon gioco ovviamente anche a Trump di iniziare la sua guerra commerciale. Ma devo dire che secondo me Trump non è stato il nemico di Trump, cioè Trump ha considerato come nemico la Cina, ma ha considerato anche nemica l'Unione Europea e in particolare la Germania e la Francia, vale a dire i due paesi che sono
importantissime per qualunque idea di costruzione di una Europa o di riformulazione dell'Unione Europea. La Germania, ovviamente, per il suo potenziale economico, finanziario e sostanzialmente industriale, e la Francia per una questione di tipo geostrategico. La Francia è l'unico paese dell'Europa continentale che ha il nucleare. Quindi, mettendo insieme potenza economico-finanziaria, influenza della Germania verso l'Europa dell'Est e il nucleare, e non solo questo qui, ma in questi ultimi anni sia Parigi che Berlino hanno intessuto relazioni molto interessanti con Pechino e anche con la Russia di Putin. Tutto questo chiaramente non è piaciuto molto agli Stati Uniti ed anche a Trump, perché Trump ha iniziato con la sua campagna elettorale, secondo me ha dato le carte anche ai potenziali all'epoca populisti in Europa, i quali, una volta che Trump è arrivato nell'ufficio, nella stanza ovale, chiaramente improvvisamente noi abbiamo avuto una serie di populisti in Europa in maniera davvero considerevole. Populisti che non hanno tenuto affatto conto delle proprie storie nazionali e anche delle proprie storie politiche, ma si sono adagiati. E hanno, anzi, non soltanto si sono adagiati, ma hanno fatto propri anche gli slogan di Trump. Con questo rivendica ancora una volta, dimostrando una certa incapacità culturale nello sviluppare delle tesi originali e più attinenti alla storia dei popoli europei. La subordinazione di tipo culturale poi ha prodotto una prassi politica in Europa, che è quella che credo che ha descritto molto bene il professor Tarchi. Anche in questo caso, i cosiddetti emuli europei di Trump si sono voluti dimostrare più trumpisti di Trump, e quindi hanno non soltanto dilapidato un patrimonio di tipo elettorale, ma hanno rimesso in campo in Europa una dialettica che sembrava essere un po' lontana, quella della destra contro la sinistra, dell'estrema destra contro la sinistra e così via, con anche di nuovo discorsi sul fascismo, neofascismo, tutte cose che ovviamente a noi europei a questo momento sicuramente non servono dibattiti su questo, servirebbero dibattiti su ben altre cose, ad esempio sui fattori di potenza. Voglio dire, in Europa è difficile trovare un politico che si ponga il problema dei fattori di potenza. I fattori di potenza sono l'industria, sono l'economia, sono la finanza, sono l'esercito, sono il nucleare e sono la possibilità di avere una agibilità in campo internazionale, e sono anche i fattori di potenza, non ultimi ovviamente quello delle grandi infrastrutture, non più infrastrutture soltanto dure come possono essere le autostrade e così via eccetera, ma infrastrutture digitali. Noi non abbiamo in Europa ad esempio una infrastruttura digitale paragonabile a quella che possiede Zuckerberg, cioè un ragazzo che ha meno di 40 anni. E sono queste le problematiche attuali. Per quanto riguarda la situazione di questi diciamo di questi giorni, vale a dire del nuovo presidente statunitense, il discorso che adesso si fa e che si sente tra i nostri politici, sia in Italia ma in Europa, è quello che ci sarà di nuovo un cambiamento a favore della democrazia, a favore del multilateralismo e così via. Io su questo sono molto scettico. Biden eredita molte cose negative, forse da Trump sul piano della politica domestica, ma forse sul piano della politica internazionale Trump ha fatto una parte del lavoro sporco che molto probabilmente sarà risparmiata all'amministrazione Biden.
Sì, siamo d'accordo su questo. Professor Bonavoglia, a questo punto mi dica lei, noi abbiamo un'America che abbiamo visto che non cambia nonostante le sue presidenze, abbiamo una democrazia che oramai è stanca, è asfittica. In questo panorama che cosa sta succedendo? Si è passato il limite, stiamo andando verso una direzione autoritaria oppure tutto rimarrà come sempre? Grazie dell'invito. Sì, mi allaccio a questo punto rapidamente a quanto è stato detto in modo dettagliato e direi anche esaustivo, però aggiungerei qualcosa proprio sul concetto di limite. Dunque, Trump nel 2016 si disse che vinse le elezioni politiche grazie a Twitter. Grazie alle piattaforme tecnologiche. Come ricorderete, nel luglio del 2016 Hillary Clinton era data di grandi lunghezze sopra Trump per le probabilità di spuntarla su quella corsa elettorale. Trump era nel pieno degli scandali che venivano scatenati di tipo anche sessuale per accuse di molestie, eccetera. E ormai sembrava che la vittoria fosse incantata. La Clinton si giocava la propaganda elettorale e la campagna elettorale sui canali televisivi principalmente e sull'endorsement di personalità dello spettacolo molto famose che facevano di tutto per spingere e sostenere la Clinton. Vinse Trump, si disse perché Trump era passato, ecco il populismo. Forse di cui parlava anche il professor Tarchi, parlava direttamente con la popolazione, con gli elettori e comunicava individualmente, direttamente, proprio grazie alle piattaforme tecnologiche con le quali poi si fissavano e si comunicavano le date e i luoghi dei convegni pubblici che venivano tenuti. Twitter oggi silenzia il profilo di Trump e così fa anche Facebook, due piattaforme tecnologiche che insieme hanno più di 1 miliardo di utenti e che decidono la propria amministrazione interna in regime di arbitrarismo assoluto e che legiferano e agiscono in condizione di giuridica transnazionale. Senza che vi sia alcuna possibilità da parte di alcuno di protestare se non quella di cambiare piattaforma di comunicazione, perché se ti cancellano l'account, tu non puoi scrivere nemmeno la tua rappresaglia, la tua rimostranza, eccetera. Ora, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che poi vorrei anche ricordare, come del resto è già stato detto peraltro, che la questione della cosiddetta liberalità della democrazia americana, rappresentata maggiormente dal Partito Democratico, e quella del maggior autoritarismo, rappresentata dal Partito Repubblicano, noi abbiamo avuto esempi dell'opposto nell'uno e nell'altro caso. Quindi, se la Libia è in queste condizioni, lo dobbiamo al premio Nobel per la pace o Barack Obama, che vinse questo premio, anche questo giova ricordarlo, a poco più di un mese della elezione del suo primo mandato, come ricorderete. Quindi, fu assegnato un premio internazionale, Nobel per la pace, di quell'importanza, in modo preventivo, cioè, immaginandosi che se lo meritasse. Tutto quello che aveva fatto Barack Obama in quel mese di presidenza era stato di inviare 36.000 Marine in Afghanistan in aggiunta alle truppe che il suo predecessore aveva già stanziato su quel territorio, che era, come ricordiamo tutti, George Bush. Quindi la preoccupazione del sottoscritto è che la stessa cosa potrà accadere adesso con i paesi del blocco, dell'ex blocco sovietico, a cominciare forse anche proprio dalla Bielorussia, che viene dipinta come una terribile dittatura. Si sente lo stesso disco rotto che si sentì al tempo di Barack Obama nei confronti di Gheddafi, il sovrano della Libia.
che sicuramente non era un democratico, che sicuramente non garantiva tutte le leggi, le libertà e i diritti civili che venivano riconosciuti negli Stati Uniti d'America, ma che teneva la Libia in una condizione altrettanto indubitabilmente meno caotica e meno da guerra civile di quella attuale, cioè dell'epoca successiva all'abbattimento arbitrario e di nuovo scelto in modo in modo unidirezionale da parte degli Stati Uniti d'America, in quel caso anche della Francia. Però la riflessione invece che mi interessa fare maggiormente verte proprio sulla tecnologia, la pervasività della tecnologia che sta velocemente cambiando il registro di comunicazione politica, ma anche culturale, ma anche sociale di base di tutti noi, senza che però probabilmente ce ne accorgiamo, o quando ce ne accorgiamo questo avviene evidentemente troppo tardi. Allora c'è quel sito che vorrei che la dottoressa Simeone mostrasse, quell'articolo in inglese che traduco e leggo molto velocemente. Ecco, questo signore si chiama Elon Musk, fermiamoci pure qui un secondo. Elon Musk, spero che tutti sappiano chi è importante che lo si sappia, perché c'è stata un'intervista fatta a un grande filosofo vivente italiano, che non nomino perché lo sto criticando e non è presente, e gli chiesero cosa pensa lei di Zuckerberg, di Elon Musk o di questi soggetti che sono a capo di colossi del web mondiale, e lui non li conosceva, e quindi dice: l'unica cosa che so è che sono giovani. Ecco, questa è la dimostrazione che un paese di vecchi non inventa niente e ci vogliono i giovani. Bella riflessione, ma c'è molto di più da dire purtroppo su Elon Musk. Tesla ha superato in borsa da sola, che è l'auto, come tutti noi immagino sappiamo, elettrica all'avanguardia di Elon Musk, tutte le altre case automobilistiche, le prime case automobilistiche messe insieme, quindi Mercedes, BMW, eccetera, sono tutte equivalgono tutte insieme al comparto azionario di Tesla. Ma Tesla non sta lavorando, o meglio, la Tesla non lavora sulle auto. Elon Musk ha fondato Neuralink, che è un colosso all'avanguardia sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ora, se voi andate a cercare che cosa sia Neuralink su Google, troverete che è un centro studi che gode di finanziamenti di milioni, centinaia di milioni di dollari, che appartiene appunto a Elon Musk e che studia l'intelligenza artificiale, perché riesce a consentire a chi ha subito un'amputazione a un arto di muovere un arto meccanico con la lettura delle onde cerebrali e quindi degli impulsi elettrochimici dei neuroni. E quindi preoccuparsi di questo, viene detto, è da complottisti, perché tutto sommato lo sviluppo tecnologico non può che farci bene. Però lo stesso Elon Musk in questo articolo dice che è molto preoccupato della intelligenza artificiale, dello sviluppo che stanno subendo le applicazioni tecnologiche, tecnoscientifiche sull'intelligenza artificiale, perché sostituiranno gli esseri umani. In questo titolo si diceva rischiamo di fare, ecco va bene il secondo capoverso, tanto rischiamo di fare la fine del gorilla di montagna. Dice Elon Musk che se non viene maneggiata propriamente, lo leggete nel secondo capoverso, l'intelligenza artificiale potrebbe mettere in pericolo e addirittura in pericolo di estinzione la razza umana, e parla di razza, tra l'altro, nello stesso modo con cui gli esseri umani hanno sostanzialmente fatto estinguere le specie degli altri primati. Per esempio come il gorillo di montagna. Ecco, era solo questo articolo, quindi ringrazio molto la dottoressa Simeone e torno a quindi parlare di che cosa stia avvenendo. Cioè, quello che sta cambiando non è più il contenuto delle comunicazioni
politiche, sociali, culturali, basiche, ma la modalità e il modo va a cambiare, a sostituire, a influenzare pesantemente e sostanzialmente, formalmente e sostanzialmente, anche i contenuti. E è assolutamente urgente, secondo me, che si affronti questo problema, prima di tutto sul piano della discussione critica, perché tendenzialmente quando noi utilizziamo una piattaforma sociale, come per esempio WhatsApp, tendiamo ad accettare le condizionalità che ci vengono imposte come se esse fossero dovute. No, in realtà non le leggiamo neanche e condividiamo tutto ciò che produciamo con qualcuno che ne fa un uso di cui non abbiamo alcuna informazione. Il nostro cellulare conosce noi stessi molto meglio di noi, perché se noi facciamo l'esperimento di andare a leggere una mail che abbiamo inviato qualche anno fa, noi non scopriremo che ci sono cose che non ricordiamo di noi stessi, ma il sistema le ha tutte insieme, quindi conosce la nostra evoluzione, declinazione nella nostra anagrafica storica molto meglio di quello che noi ricordiamo al momento. A questo aggiungiamo che quest'anno le libertà fondamentali degli individui, non solo in Italia ma in tutto l'Occidente, direi anche un po' in tutto il pianeta, che è un primum absolutum, sono state negate, sono cambiate, sono state trasformate per una questione che, come ben sappiamo, purtroppo riguarda la crisi sanitaria. Ma questa trasformazione si inserisce all'interno di una considerazione che vede il livello politico, questo accadeva già nel 2000, fino al 2019, non più prevalente, ma sottoposto ad un riduzionismo amministrativo del livello economico e del livello tecnoscientifico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri politici, quali che siano le schiere partitiche sempre più evanescenti, sempre meno identificate in uno o nell'altro contenuto, si riducono semplicemente ad amministrare quello che ha già deciso sul piano più generale l'economia. E questo lo vediamo molto bene purtroppo in Europa, dove per esempio noi dobbiamo recepire la legislazione sempre più eterodiretta da parte di entità che non sono il Parlamento europeo, che non sono nemmeno la Commissione europea, ma sono entità e istituzioni che non hanno alcuna legittimità democratica, come per esempio la normativa che prevede l'iscrizione in CRIF dal 1 gennaio 2020 di chi sfora sul conto corrente di soli 100 euro o nel caso di un soggetto giuridico di 500 euro, cosa che non accadeva fino al 31 dicembre 2020 perché accadeva che si fosse iscritti nella centrale rischi interbancari solo in caso di mancato pagamento di prestiti finanziari, di mutui o prestiti liquidità, ma non certo per le bollette non pagate. Questa normativa andrà ad uccidere il comparto economico, produttivo italiano, già fortemente e pesantemente messo in difficoltà dalla pandemia sanitaria, della chiusura totale, io la chiamo così, non mi piace il termine lockdown, e questa legislazione è stata passivamente recepita dai nostri rappresentanti politici, quale che sia la loro legittimità dal punto di vista della rappresentatività. Aggiungiamoci la trasformazione dell'essere umano in qualcosa di sempre più integrato con la tecnologia, che è in mano a soggetti che numericamente sono sempre più pochi, perché le grandi multinazionali stanno fagocitando le piccole start-up che producono qualcosa di innovativo e acquisiscono il controllo, appunto come ha fatto ultimamente Facebook con WhatsApp, di quella piattaforma, dei dati sensibili di quei soggetti. E poco fa il professor Graziani elencava quali sono i fattori di potenza. Nei fattori di potenza purtroppo sono entrati anche i dati individuali, che sono, si dice, il tesoro del terzo millennio, perché permettono di calibrare, per esempio per un
per un soggetto che voglia concorrere alla corsa elettorale per la politica, di calibrare la propria proposta politico-elettorale a seconda di quanti influencer abbia comprato fisicamente e abbia la propria disposizione. Allora, in questo quadro, io credo che l'essere umano debba ritrovare il senso del limite. Sul quadro internazionale, visto che è stato nominato correttamente l'imperialismo americano, visto che dall'altra parte c'è quello cinese che non si presenta in modo più democratico di quello americano, ma forse è anche più angosciante, io credo che si debba recuperare una identità comune europea, che però allora abbia anche a tener conto dell'identità russa e dei paesi dell'ex blocco sovietico, che sono stati utilizzati contro la Russia ultimamente per poterli strappare al controllo di Mosca e poterne colonizzare i territori con basi militari, come è stato fatto in Georgia. Ricordiamo che tutta la Europa occidentale è sostanzialmente una grande colonia americana sul piano militare, sempre più dipendente dal controllo americano. Noi non potemmo fiatare quando si decise appunto di bombardare la Libia, e noi non eravamo altro che la portaerei che, obtorto collo oppure in acquiescente consenso, non poteva far altro che supportare, oltre che sopportare, i bombardieri americani, per ritrovarci poi a dover gestire la crisi libica soli in Europa, come accade ormai inconfutabilmente da diversi anni, grazie ai trattati di Dublino, dover ritrovarci anche geograficamente svantaggiati e non certo soccorsi. Io credo che da questo punto di vista sarebbe un ulteriore passo indietro verso la pacificazione del mondo intero, assecondare certe velleità antirusse che vengono dagli Stati Uniti d'America in particolare, probabilmente si inaspriranno con la nuova amministrazione Biden, anzi sembra che abbia già annunciato questo, in vista di una tendenza opposta alla distensione internazionale e soprattutto alla ritrovata identità europea, se proprio di questo vogliamo parlare, rispetto invece ad una categorizzazione attuale che vede l'Europa come un avamposto americano rispetto al quale la Russia rimane un bersaglio economico, perché c'è l'embargo, politico, perché viene condannata qualsiasi azione russa, e anche purtroppo militare, perché le testate atomiche che sono state dislocate in Georgia e persino in Ucraina, ora a pochi chilometri, a poche decine di chilometri da Mosca, sono chiamati scudo, mentre invece quando Putin fa la stessa cosa nei confronti di quei siti militari, viene chiamata questa azione difensiva e preventiva come una insopportabile provocazione da parte della Russia. Ricordiamoci che le basi militari, anche atomiche, che ci sono sul territorio italiano e sono basi americane, e quindi quello è anche territorio americano, anzi è solamente territorio americano, sono nel contempo un obiettivo militare. E se ci dovesse essere un conflitto internazionale, faccio l'esempio della più grande base che si trova a Vicenza, la base generale Al Molin di Vicenza, base anche nucleare, noi avremmo la infausta sorte di rappresentare un obiettivo magari anche terroristico o militare da parte di potenze straniere invise agli Stati Uniti d'America, e i piani di evacuazione, come risulta da alcuni articoli interessanti che non sono certo leggibili sulla informazione mainstream, quindi non certo sul Corriere della Sera, al Sole 24 Ore, i piani di evacuazione per quelle basi sono conosciuti solo dai militari americani e non sono noti alla popolazione circostante, che condivide solo il rischio di eventuale attacco. Grazie.
Grazie a lei, professor Bonavoglia. Filippo Romeo, grazie per averci raggiunto. Ti abbiamo presentato, ma non eri ancora con noi per problemi di connessione. Quindi, rispetto a quanto detto dal professor Bonavoglia, i colossi del web stanno influenzando o comunque indirizzando la democrazia. Sì, grazie a voi per l'invito. Mi scuso per i disagi che ci sono stati all'inizio. Saluto i relatori che mi hanno preceduto. E stanno indirizzando la democrazia, sì, senz'altro, più che la democrazia, senz'altro stanno indirizzando l'opinione pubblica, perché comunque ormai controllano milioni di dati, come giustamente ha ricordato il professor Bonavoglia, milioni di profili, e sono diventate delle vere e proprie piazze virtuali all'interno delle quali ci si scambia dei consensi, dei pareri e quant'altro. Quindi è chiaro che stanno indirizzando, è chiaro che hanno il potere di controllare le informazioni e soprattutto poi di gestirle e indirizzarle. I relatori che mi hanno preceduto, il professor Bonavoglia in particolare, ha ricordato la vittoria di Twitter e la vittoria di Trump nel 2016, che è avvenuta grazie ai dati acquisiti dalla Cambridge Analytica e poi gestiti attraverso i profili Twitter. Il problema è che in questa, diciamo, fase di transizione, dove questi colossi sono diventati eccessivamente grandi, sono, appunto, come è stato ricordato anche in precedenza, privi di una regolamentazione, o quantomeno seguono un'agenda politica che sicuramente combacia poi con l'agenda politica del paese in cui sono, dello Stato in cui sono nati, quindi degli Stati Uniti, però al di fuori di quel contesto è chiaro che diventano incontrollabili. In modo particolare lo stiamo vedendo anche in Europa. Gli stessi partiti populisti di cui parlava prima il presidente Graziani hanno anche beneficiato di questi strumenti per acquisire i loro consensi. Ricordiamo tutti l'effetto che ha avuto in Italia, in modo particolare nel periodo tra il 2016 e il 2018-19, la cosiddetta bestia di Salvini, che era la piattaforma attraverso la quale Salvini riusciva poi a generare seguito, quindi all'interno della piattaforma, e quindi poi di conseguenza consensi. Ma a prescindere da queste cose, a mio avviso, come diceva il presidente Graziani, l'accento è da porre sulla questione legata ai fattori di potenza. Perché è chiaro che se queste piattaforme, che come dicevamo prima, nascono negli Stati Uniti e sicuramente seguono l'agenda politica del statunitense, è chiaro che se vengono ad operare in Europa e a influenzare le opinioni pubbliche dei paesi europei, lo fanno in funzione, o comunque lo fanno in funzione dei loro paesi. Da questo punto di vista mi sento di dire che sono, diciamo, fiducioso, perché ho visto negli ultimi mesi, forse anche grazie alla pandemia, grazie all'effetto Trump, grazie all'effetto Brexit, un'accelerazione da parte dell'Unione Europea e in modo particolare di questa commissione, che con la von der Leyen si è dichiarata una commissione di tipo geopolitico e ha messo finora in campo delle azioni, seppur piccole, seppur contenute, però significative, e che hanno e che danno e che comunque mirano verso una direzione differente, almeno da un punto di vista geopolitico, rispetto a quella seguita in precedenza. E con riferimento alle piattaforme, devo dire che ultimamente si sta discutendo in Europa sulla regolamentazione delle stesse, si stanno mettendo in campo delle normative per provare a regolamentarle, per provare a gestire e controllare l'operato di queste piattaforme, controllare l'operato affinché lo stesso, appunto, non vada a
alterare i nostri mercati, anche perché c'è una cosa molto importante da aggiungere, da sottolineare, che è quella della gestione degli algoritmi. Quindi con la gestione degli algoritmi, che appunto dipende dai proprietari delle piattaforme, gli stessi possono decidere chi appunto far avanzare nel mercato e quindi nelle ricerche che vengono effettuate attraverso i motori di ricerca, e chi invece far sparire, quindi dare poca visibilità. Quindi l'Europa, anche da questo punto di vista, si sta attrezzando con delle norme. Proprio in questi giorni, la notizia di questi giorni, che la Germania ha emanato un emendamento per tutelare le proprie aziende dalla concorrenza tutelare i propri mercati alla concorrenza di questi grandi attori. Certo, ancora siamo lontani da una tutela vera e propria, anche se in passato alcuni leader europei ne avevano parlato, in modo particolare Macron, in dialettica con Trump, aveva parlato di una web tax. E la proposta di Macron poi è stata lasciata cadere, però già il fatto che se ne sia parlato è un fattore, a mio avviso, indicativo, come è indicativo il fatto che proprio ultimamente in Francia si stia parlando di un esercito europeo, che secondo molti osservatori è uno slogan, però comunque è un dato di fatto che nel dibattito europeo sia entrato prepotentemente negli ultimi mesi prepotentemente appunto questo fattore. È importante, perché non dimentichiamoci che poi lo sviluppo di tutte queste tecnologie parte proprio dagli ambienti militari, quindi riuscire ad avanzare anche in quel campo potrebbe garantirci anche lo sviluppo di potenza, rimanendo appunto in termini di fattori di potenza a livello europeo, e quindi evitare interferenze estere. Mi rendo conto che siamo sicuramente molto, molto lontani, però devo dire che con il Covid c'è stata, a mio avviso, un'accelerazione che io intravedo in questo, come appunto in queste dichiarazioni di Macron dell'esercito europeo, ma come nello stesso azione messa in campo dai paesi europei per quanto riguarda il recovery plan, che ha cui i finanziamenti appunto devono, la maggior parte dei quali sono destinati all'investimento in nuove tecnologie. Questo magari potrebbe anche eventualmente colmare quel gap esistente, che c'è con le altre potenze in campo, la Cina e gli Stati Uniti, che sicuramente distanziano di parecchio l'Europa, però l'Europa non ha nulla da invidiare da questo punto di vista, e quindi, se non è da escludere, potrebbe mettere in campo anche azioni di questo genere. E mi fermo qui, appunto ringrazio per l'invito e per la domanda. Grazie Filippo. Permettetemi un altro velocissimo giro di domande. Professor Tarchi, rispetto a quanto è stato detto, che cosa è successo? I populismi non intercettano più la volontà del popolo e non portano la democrazia a quei correttivi che reputavano necessari, di partecipazione innanzitutto. Oppure sono ancora la speranza e la salvaguardia per chi vuole vedere un cambiamento? Ma i populisti hanno sempre avuto un po' due facce dal punto di vista di chi li vede o li vorrebbe vedere come gli artefici di un'effettiva trasformazione se non delle regole, quantomeno della sostanza del gioco politico, in questo caso in democrazia. Doppio volto, nel senso che hanno una forte carica di denuncia delle storture della politica, così come si è venuta svilendo nel corso degli ultimi decenni, e quindi hanno una
anche una capacità di mobilitazione degli umori, delle sensazioni, dei timori, delle aspettative delle fasce di popolazione che reagiscono contro il degrado della vita pubblica che indubbiamente ha accompagnato gli sviluppi più recenti delle democrazie liberali, delle quali avevamo appunto iniziato a parlare, ma nello stesso tempo i populisti hanno quasi sempre, un po' ovunque, mostrato dei limiti forti nel far seguire a questa capacità di denuncia una effettiva volontà di costruire delle alternative credibili. Hanno un problema di, se vogliamo dire così, di gap di legittimazione, perché molto spesso l'espressione populismo è utilizzata, e lo è un po' da sempre, perlomeno diciamo lo è stata nel corso degli ultimi 70-80 anni, è sempre visto il populismo, la parola stessa, come sinonimo di faciloneria, come tendenza a fare promesse che non si possono mantenere, come semplificazione dei problemi, come quindi incapacità di mediare, come invece la politica impone di fare, fra interessi in campo e così via. E questo gap di legittimazione direi che ha portato molti esponenti di questa parte politica a non voler affrontare seriamente il problema della costruzione di una sorta, diciamo, se non di ideologia vera e propria, ma di piattaforma programmatica che guardasse anche come proprio retroterra una visione della società, una visione del mondo, capace di strutturare meglio e quindi rendere utili, rendere fecondi quei patrimoni di consenso che l'azione rivendicativa, l'azione di protesta riusciva a catalizzare. Da questo punto di vista non è tanto di un tradimento dei populisti nei confronti delle aspirazioni sui quali avevano costruito i loro consensi che io parlerei, ma parlerei appunto di una incapacità di utilizzare quegli strumenti che comunque il consenso elettorale a loro conferiva. Giustamente prima sentivo parlare di una diciamo di un'incapacità anche culturale che in più occasioni i populisti hanno dimostrato, e condivido molto quello che diceva Graziani in merito, tra l'altro l'ho scritto anch'io appunto in questo editoriale del prossimo Videorama, proprio questa incapacità dei populisti di tener fermo a una promessa che un po' tutti avevano fatto in qualche misura, cioè di sostituire alla dicotomia ormai esaurita nei suoi diciamo nei suoi esiti realmente significativi oggi fra destra e sinistra, un'altra vera dicotomia tra il cosiddetto alto e il basso, tra coloro che stanno in alto e coloro che stanno in basso, promuovendo anche un rinnovamento delle società, andando incontro a una più equa ripartizione delle risorse. Noi abbiamo parlato, la colpa è stata direi soprattutto mia inizialmente, abbiamo parlato di un certo numero di cose che Trump ha fatto o non ha fatto, ma non siamo andati a fondo, per esempio, rispetto alle sue politiche fiscali. È vero che Trump è stato votato anche nel 2020 da una serie di cittadini che, se non proprio come diseredati, ma potremmo comunque considerare come degli svantaggiati dalla globalizzazione. Ed è vero quindi che ha riservato una certa attenzione anche, come veniva detto, alla piccola e media industria, alla classe media che è in via di declassamento e così via. Però soprattutto le cifre statistiche, discutibili finché si vuole, ma gli indicatori economici pur sempre ci sono, ci dimostrano che per rilanciare la produttività americana ha ancora una volta puntato soprattutto sugli sgravi fiscali
nei confronti dei detentori dei grandi patrimoni. Ecco, il problema dei populisti è che promettono molto in termini di riequilibrio della bilancia sociale, ma sin qui poco fanno quando hanno qualche capacità di intervento governativo. Stiamo volando alto e staccandoci in un momento, fra l'altro, abbastanza significativo del dibattito politico e parlamentare italiano dalle vicende di casa nostra. Ma io un piccolo richiamo lo vorrei fare. Quella che si sta verificando, ad esempio, nella Lega, nella fase attuale, mi sembra una sorta di retrocessione a posizioni che la Lega sembrava avere abbandonato, comunque fortemente modificato. Con l'avvento della segreteria di Salvini. Abbiamo un ritorno non solo alle affermazioni di principio che contano purtroppo in politica oggi quello che contano, cioè poco, diciamo, affermazioni di un liberalismo culturale, eccetera, ma abbiamo ormai un arroccamento preciso e ripetuto. Su posizioni in politica internazionale di un atlantismo e di un filoamericanismo che manca anche soltanto di nemmeno di una sfumatura di tipo critico. E in campo economico-sociale tutto si riduce di nuovo alla logica della flat tax, comunque la si voglia considerare, e a una, diciamo, una posizione protettiva nei confronti di categorie anche piuttosto avvantaggiate, oltre che di una parte della piccola media borghesia. Ma paradossalmente la base elettorale che fin dal 1996 ha dimostrato di guardare con maggiore interesse alla Lega, la Lega già nel 96 era il primo partito tra gli elettori di estrazione familiare operaia, ecco, quel tipo di base viene fortemente trascurata e la stessa cosa sta succedendo non in tutti, ma nella grande maggioranza dei partiti populisti europei. Qualcuno prende le distanze, Marine Le Pen, bene o male, ha cercato di tenere abbastanza ferma la sua capacità di dialogo con categorie sociali svantaggiate, altre formazioni politiche, per esempio gli stessi Democratici di Svezia, hanno comunque recuperato quantomeno una posizione, diciamo, di apertura verso alcune logiche di welfare, però in maggioranza i populisti stanno facendo questo. E concludo su un altro punto. I populisti non hanno fatto perché non lo sanno fare, probabilmente, ma anche perché non hanno voluto porsi il problema, non hanno fatto la cosa che io continuo a considerare più importante oggi. Se si vogliono davvero sfidare quei poteri forti che nella retorica propagandistica populista sono il bersaglio fondamentale, no? Le famose elite, apolidi, eccetera, eccetera, eccetera. Non hanno sviluppato nessun tipo di offensiva sul terreno culturale. Hanno abbandonato completamente il campo, dandosi preventivamente evidentemente per sconfitti, e si sono rifugiati nella illusione che eventualmente riuscendo a spartirsi porzioni di potere governativo, perché poi nelle condizioni europee è molto difficile immaginare che qualsiasi di questi partiti riesca a guadagnare il 50% più uno dei seggi del proprio Parlamento ed arrivare al governo da solo. Ma hanno pensato che assicurandosi qualche porzione di potere avrebbero potuto, come dire, contrastare alcune logiche e derive del politicamente corretto che pure a parole combattono. Con che cosa? Con qualche progetto di legge. Ma sappiamo perfettamente che tutto questo è impossibile. Gli stessi dirigenti dei partiti populisti dovrebbero capirlo. Una volta che si sono fatte certe leggi, che queste leggi sono state appoggiate, per esempio, sul piano dei cosiddetti diritti civili, che sono state appoggiate massicciamente dalle elite intellettuali che sono in grandissima misura dominate da un'ideologia o delle idee progressiste. Una volta che sono fatte queste cose, quando i populisti vanno al potere qualche volta con dei, diciamo, conservatori o liberal conservatori,
non si pongono nemmeno il problema di revocarle. Tutte le volte che ho sentito dire, per esempio negli anni passati a Salvini, ah, ma quando noi saremo nella condizione di farlo, annulleremo questo, quest'altro, eccetera. Io mi sbilancio, cosa che non faccio mai per dovere professionale, in una previsione. Se e quando il cosiddetto centrodestra o l'attuale centrodestra dovesse vincere le elezioni e andare al governo in coalizione, non farà la riforma di quel tipo di leggi. In primo luogo perché avrà una componente interna che non lo vorrà fare, perché sappiamo benissimo che dentro Forza Italia o nei cespugli, diciamo, centristi c'è quantomeno accondiscendenza verso alcune delle tesi del politicamente corretto. Ma probabilmente non lo farebbe perché è convinta che questo potrebbe dispiacere ad alcuni poteri forti che si pensa di addomesticare qualora si andassero al governo. È un'illusione. E i populisti, purtroppo, per loro hanno dimostrato negli ultimi anni di vivere spesso di illusioni, di non saper governare i processi politici nemmeno quando hanno un forte consenso elettorale. E mi dispiace dirlo perché è un po' gettare un ponte verso l'utopia, e io invece, per ragioni anche di professione, dovrei essere fortemente realista, ma io credo che se non si andrà nella prospettiva di una rivoluzione culturale, anche quegli ambienti non riusciranno a svolgere efficacemente quasi nessuno di quei compiti che nel momento di chiedere il consenso dichiarano invece di poter trasformare in altrettante realtà. Purtroppo dobbiamo dire che la cultura rimane sempre fuori da questa tipologia di rivoluzione, lo dico a malincuore. Ma Presidente Graziani, l'esempio ungherese, anche quello è un esempio poco realistico, molto retorico, soltanto un'operazione linguistica di democrazia, non esiste quel tipo attuato di democrazia illiberale. Il problema della democrazia, sia essa liberale o illiberale, è tutto sommato un falso problema per quanto quando viene rapportata realisticamente al potere. E il caso Orban, credo, secondo me, lo dimostra in questo senso. Orban gioca su due tavoli sostanzialmente. Utilizza la carta del populismo, talvolta anche del sovranismo, nei confronti di una Europa debole, perché sa che lo può fare. E non gioca questa carta invece quando si tratta, diciamo, di intavolare un discorso sulla questione geostrategica. Lì se ne guarda molto dal farlo, come quasi tutti i come tutti i paesi. Diciamo dell'Est Europa, dell'Europa orientale. Questo perché chiaramente le risorse che vengono dall'Unione Europea fanno molto comodo all'Ungheria e fanno molto comodo a chi le può gestire, in questo caso l'attuale diciamo, l'attuale leadership ungherese, quindi il partito di Orbán. Quindi anche quella è una democrazia cosiddetta illiberale, ma poi vorrei dire una cosa però sostanzialmente, ma la democrazia in sé per sé che cos'è? È un'idea che diventa politica quando diventa ideologia, vale a dire quando si declina o in libera democrazia o in democrazia popolare o in qualcos'altro, punto interrogativo, ma in democrazia illiberale è qualcosa che nasconde, sottace qualcos'altro, molto probabilmente, una deriva della democrazia. E nella deriva della democrazia, molto probabilmente, c'entra anche qualche interpretazione del populismo. Populismo che è evidente che costituisce un elemento che vive e sopravvive all'interno di un codice, di un'ideologia, di un pensiero dominante che è quello de della democrazia stessa, sostanzialmente. E quindi il passaggio, diciamo,
dalla democrazia a qualcos'altro attraverso il populismo, attraverso la cosiddetta democrazia illiberale, non esiste. La democrazia illiberale è un topos che viene utilizzato dal mondo occidentale sostanzialmente per colpire il Cremlino, per colpire, vale a dire, quella teoria della democrazia cosiddetta verticale, che è un tipo di democrazia che ha tutte le ragioni, diciamo, di esistere in parallelo alla democrazia, alla libera democrazia, cioè a una democrazia di tipo economico che si basa su un'anarchia sostanzialmente di tipo economico, che dovrebbe stranamente, in maniera assurda, governare le questioni politiche degli uomini. Quindi anche quella di Orbán credo che sia un tipo di democrazia che viene utilizzata strumentalmente per far mantenere a Orbán il suo potere e all'Ungheria di giocare un ruolo sicuramente in Unione Europea e forse anche in alcune misure in campo internazionale, quando Bruxelles non risponde a Orbán, infatti gli si rivolge a Mosca. Professor Bonavoglia, se i populismi e i sovranismi, come si amano definire, non danno la risposta, l'Italia verso che direzione deve andare? L'Italia, ma riprendo la esposizione fatta dal professor Tarchi poco fa, come io credo tutti gli stati dovrebbero andare verso una rivoluzione culturale. E quindi dove deve andare l'Italia? Dalla parte opposta che sta percorrendo in questo momento, evidentemente. Noi abbiamo attualmente, visto che è stato detto anche per accenno, stiamo attraversando appunto ore cruciali per la tenuta dell'attuale governo. Pensiamo un secondo che l'attuale Presidente del Consiglio è stato nominato da Trump proprio il giorno della sua svolta a sinistra. Cioè l'attuale Presidente del Consiglio è frutto di una decisione americana di Donald Trump, quindi l'uomo della destra repubblicana, inviso persino ad alcuni repubblicani, il giorno in cui lui, obbedendo poi a questo comando eterodiretto, si impone non alla destra, ma a Zingaretti e Di Maio, che avevano dichiarato che non avrebbero mai accettato un Conte bis. Sembra strano, sembra che siano passati degli anni, ma questa è la storia di un anno e mezzo fa, recentissima. Il proprio Zingaretti aveva dichiarato che prima di tutto disse si deve andare alle elezioni e poi disse vabbè, ma non con questo. E invece ci ritroviamo Conte scelto da Trump. Questo perché? Perché adesso userò un'espressione evidentemente politicamente scorrettissima, ma questo è l'esempio di qualcosa che secondo me purtroppo si chiama, va di moda dire onestà intellettuale. Ormai non si è più solo onesti, bisogna essere onesti intellettualmente, se no non si è onesti, perché è entrato come meme nel linguaggio comune. E questa probabilmente è prostituzione intellettuale. Cioè si accetta di sottostare al leitmotiv del momento perché si ricopre banalmente un posto di potere che garantisce un futuro per sé e per la propria progenie, punto e a capo. Questa è la situazione, senza alcun riferimento ideologico. Forse davvero, scusate se sembro irriverente, ma noi ci cervelliamo per pensare al ruolo della cultura, ma siamo governati da anni da persone che non hanno il minimo barlume della profondità dei temi che noi abbiamo solo per accenno toccato questa sera, se non per cavalcarli nel momento in cui viene detto loro che così si prenderanno dei voti. Questo è il problema. Il problema è antropologico. Cioè l'essere umano si sta purtroppo progressivamente, molto rapidamente,
privando della capacità di acume e profondità investigativa, critico-riflessiva, e il linguaggio ce lo dice, il linguaggio comune che viene utilizzato, basta guardare una trasmissione della RAI degli anni 70 e un qualunque giornalista come si esprimeva e quello che assistiamo adesso, quello che siamo costretti ad ascoltare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando in passato un'esposizione doveva richiedere uno sforzo ermeneutico, una fatica cognitiva da parte anche dei telespettatori di un programma televisivo, non per forza del discorso di un politico come quelli della Prima Repubblica, oggi il politico che si abbassa al livello infimo e più banale della comunicazione di un ragazzo minorenne, poco acculturato, per essere sicuro di arrivare a tutti, ma così facendo questo è diventato il nuovo registro di comunicazione. Quindi la rivoluzione deve essere culturale anche proprio solo primariamente sull'aspetto didattico dell'istruzione di base, che manca palesemente. Ricorderete all'indomani della esplosione della bomba Beirut l'abbraccio ai libici da parte di un esponente dell'attuale maggioranza governativa, confondendo i libanesi con i libici, e svariati esempi di questo tipo. La rivoluzione culturale deve essere interiore, perché la tecnologia che ho cercato di richiamare prima pervade l'essere umano sempre di più, costringendolo a perdere la capacità di approfondimento riflessiva. Il grado di attenzione, la soglia di attenzione non del telespettatore medio, degli studenti universitari che devono avere conseguire una laurea magari magistrale, è decine di volte inferiore a quello degli studenti di una scuola superiore degli anni 70. E purtroppo bisogna tenerne conto, perché altrimenti non si arriva a comunicare nemmeno quegli argomenti semplificati al massimo e quindi banalizzati. E questo è il livello attuale. La rivoluzione culturale poi deve essere fatta dall'Italia, evidentemente, per quello, secondo me, che dicevo prima, cioè svincolarsi da questo rapporto di vassallaggio nei confronti dell'imperialismo americano, quale che ne sia il conduttore, e cercare di ritrovare una propria sovranità, innanzitutto per esempio alimentare, e poi perché no sanitaria. Mai come in quest'anno ci siamo accorti di essere tremendamente dipendenti dalla Cina per le mascherine, ma anche da case farmaceutiche private. Attenzione che i contratti di appalto alle case farmaceutiche delle vaccinazioni che vengono attuate in Europa sono stati letti dai nostri rappresentanti politici europei per poche ore. Venivano concesse poche ore per esaminare questi contratti che riguardano più di 300 milioni di persone che abitano nella compagine europea. Questa sarebbe l'Unione Europea. Oppure si parlava di aspetti economici, i nostri esercenti sono vessati da una tassazione assolutamente insopportabile quando Apple ha pagato nel 2014, grazie a una legislazione europea, lo 0,05%, lo 0,05% delle ricchezze estratte in tutta Europa, Italia compresa, perché ha la sede a Dublino, e in un paradiso fiscale europeo, e la Corte di Giustizia europea, dopo che la Commissione europea ha impugnato e ha comminato una sanzione di svariati miliardi, più di 14 miliardi di euro di sanzione, la Corte di Giustizia europea ha deciso che era corretta la tassazione imposta ad Apple. Ma non lo può fare il piccolo esercente italiano, ma anche tedesco, spagnolo. Ecco quindi che mi riallaccio a quanto diceva poco fa il professor Tarchi a proposito dell'alto-basso. Però i populisti o i sovranisti o qualunque altra forza politica, se da una parte c'è un elettorato che non ricorda nemmeno eventi del mese scorso
e dall'altra c'è una compagine politica rappresentata da gente che non sa dove sia Malta, sarà difficile che riusciranno a soddisfare e a rispondere alle esigenze reali di ridistribuzione dei rapporti di forza e delle ricchezze all'interno della compagine europea. Sono d'accordissimo che bisogna farlo, però qui c'è un problema addirittura antropologico, di trasformazione e direi declino scivoloso dell'essere umano in qualcosa che è sempre più dipendente da supporti esterni, anche solo per fare una divisione. E una semplice divisione che all'elementare noi facevamo a mano. Quindi questa situazione non va sottovalutata, perché è la condizione di possibilità per il controllo e la programmazione sociale di massa che sta funzionando, che sta banalmente funzionando. È necessario che i cosiddetti elettori o la società civile si riorganizzi e attui comportamenti di, secondo me, anche aperta disobbedienza civile nei confronti di decisioni che vengono prese da qualcuno che non ha niente a che vedere con la democrazia. E questa cosa è possibile farla se ci si organizza, se si ha un pensiero critico approfondito e si cerca di ricostruire in modo questa volta davvero rispondente alle esigenze reali della popolazione una risposta che non può venire dall'alto della politica, perché la politica è totalmente svenduta a interessi che non sono assolutamente nazionali. Mi fermerei qui. Velocissimamente, Filippo, una battuta finale relativamente a quanto detto dal professor Bolavoglia. Quindi la rappresentanza politica oramai è elusa, è il popolo che scende in piazza, vediamo l'esempio francese ma anche quello italiano in tempi di pandemia dei ristoratori, e che si assume la responsabilità di una battaglia contro la potenza governativa. È questa quindi la strada? Neanche i sovranismi italiani rappresentano più il popolo? Sì, abbiamo visto il popolo che è sceso in piazza sia durante la pandemia, ma anche nell'ultimo anno, in modo particolare in Francia, per le strade di Parigi. E questo secondo me è dovuto a tanti fattori, tra cui anche specialmente qui in Italia, al venir meno dei corpi intermedi, e quindi venendo meno i corpi intermedi, che all'interno dei quali si riusciva comunque a creare, diciamo, una catena che dal basso arrivava fino al vertice, e quindi di conseguenza c'era una sorta di organicità all'interno della quale tutti si sentivano parte di un corpo, di un'associazione, di un partito, di un sindacato. Ora questo è venuto meno, e quindi è chiaro che il popolo si sente senza, non ha più riferimenti, rappresentanze, e quindi scende in piazza. Certo, questo potrebbe anche rappresentare una debolezza per i paesi che hanno di queste problematiche. Durante il periodo delle manifestazioni a Parigi, provate un po' ad indagare anche il fenomeno dei gilet gialli, e in una conversazione avuta con il professor Formenti, all'interno di una conversazione avuta con il professor Formenti è sorto un dubbio che comunque ci fosse qualcuno in quel momento che soffiasse sul fuoco dei gilet gialli, in un momento in cui proprio si era da poco insediato Macron, da circa un anno e mezzo si era insediato Macron alla guida della Francia, e già aveva dimostrato una volontà di uscire fuori da quelli che erano determinati schemi anche di tipo atalantista. Quindi è chiaro che il popolo scende in strada, però questo potrebbe rappresentare anche un fattore di debolezza.
Io ti ringrazio Filippo e ringrazio tutti voi, soprattutto perché voi siete l'esempio incarnato che esiste ancora un'idea, una prospettiva di rivoluzione culturale, o potremmo dire, visti i numeri, di una resistenza culturale. Continueremo a leggere Diorama, continueremo a leggere le vostre prospettive accademiche, a collegarci al sito del professor Graziani, gli articoli del professor Bonavoglia, di cui potrei esporre l'ultimo sul sito revolvere.it, e le pubblicazioni del dottor Filippo Romeo. Grazie per essere stati con noi, auguro a tutti voi un buon prosieguo di serata. Grazie.